Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di vid.me. È un sito dove si possono inserire video, quindi è molto simile a YouTube e Vimeo. È un'ottima alternativa, o comunque noi la stiamo provando. E per quanto riguarda la grafica è molto carina, mi piace tantissimo l'effetto boldoso, che sembra un effetto molto simile a videogiochi, qualcosa di insomma, di bello, almeno dal mio punto di vista. Poi, ovvio, questo di qui è molto soggettivo, può piacere, come no. Allora, creare l'account è semplice, si inseriscono alcuni dati, oppure se una persona non vuole creare l'account ex novo, può utilizzare il tastino Facebook e Twitter. Basta cliccare sull'iconcina e verrà rindirizzato, autorizzare e legge che è fatto. Potete inserire come in pochissimi istanti, insomma, il vostro video o la vostra GIF. Come default vedete che comunque l'icona è molto carina, infatti io sinceramente non vorrei neanche cambiarla. Allora, clicchiamo su Upload. Vedete che ci sono tre opzioni. Allora, questa, la prima è la classica, insomma, cliccate su Shows e potete inserire il video o la GIF dal vostro computer. Poi, se invece volete utilizzare la seconda, basta inserire l'URL di un video che è stato in altri posti, quindi potrebbe essere un Vimeo, potrebbe essere un YouTube o qualsiasi altro, Dailymotion, insomma. E inserite l'URL e lui prende subito il video. Infatti io ho già inserito l'URL di YouTube con il classico foto Goiner, che sarebbe il video fatto ieri, e lui subito ha caricato in modo molto abbastanza veloce. È vero che il video era abbastanza piccolo, 4-5 minuti. Poi invece possiamo droppare, quindi proprio buttare, cioè insomma inserire noi con il mouse il video, le GIF. Adesso cancelliamo ed è molto semplice e intuitivo da utilizzare. Poi, oltre a Upload, possiamo vedere il nostro canale. Clicchiamo su My Channel e quando viene caricata la pagina potete notare subito che c'è l'utente, quindi con il proprio nome, la descrizione e i link che vengono associati. Io in descrizione non ho inserito niente, ma comunque si può inserire. E poi sotto, subito sotto, ci sono sia vabbè, quanti video si sharano, chi ha votato, i follow, following, quindi following, vabbè. E poi il video che ho inserito è molto carino, insomma, l'editor è semplice, si può condividere in modo molto semplice con questo tastino, sharearlo. Se clicco qui vedete che subito comunque mi dà su Reddit, Facebook, Twitter, insomma, molti social, G+. Possiamo sharearlo direttamente con questo spuntando, insomma, share. E poi possiamo votare, inoltre c'è il codice embed che quindi permette di inserirlo anche in altri siti, c'è la possibilità di mettere autoplay, quindi partirebbe subito il video, basta fare F5, quindi io non l'ho messo come on ma l'ho messo off, quindi non parte. Poi ti dà le statistiche sia del video, che è molto semplice, e poi inoltre c'è la possibilità di sharearlo con i maggiori social oppure inserirli altri nell'opzione share at. Quindi oltre a questi, share questi. Mi piace moltissimo la grafica perché le finestre sono veramente belle. Infatti, vedete, cliccando tutte le cose possiamo, insomma, inserirlo. È molto fumettoso, non so, almeno per quanto mi riguarda, mi piace. E comunque ho letto che ci sono delle dimensioni massime di video che si possono inserire, è legato comunque sia a Reddit che a IMGUR ed è può essere veramente un'ottima alternativa ad altre piattaforme, magari più famose. E io per adesso devo dire che non lo conoscevo, quindi fino all'altro giorno non lo conoscevo. Per me è nuovo, però magari è da più tempo, insomma, che è presente insomma, su internet.
e quindi era mia ignoranza, per questo non lo conoscevo. E veramente a me è piaciuto, mi è piaciuto moltissimo perché è molto intuitivo, molto semplice, graffite fumettose, finestre particolari, inoltre ci sono tutte le regole. Che sono presenti all'interno della piattaforma, basta che andate su About e vi informate. C'è anche praticamente il programma creatori, c'è la possibilità anche di guadagnare, però anche qui ci sono delle, cioè non penso che lo facciano fare a tutti, ma soltanto ad alcuni, almeno in un primo momento. Comunque c'è da leggere tantissime cose. Poi inoltre chi ti segue e le API che possono essere utilizzate dalle persone che comunque sanno programmare. Quindi noi andiamo oltre perché non lo sappiamo fare, almeno per quanto mi riguarda, poi magari voi sì. E questo è quello che vi volevo mostrare, è un servizio che può, prima di tutto, nuovo per quanto mi riguarda, e quindi la novità può essere veramente qualcosa di interessante, qualcosa di innovativo, qualcosa di propositivo. Poi ogni volta, secondo il mio punto di vista, provare non costa nulla e quindi provate, vedete se vi piace, e a me sinceramente piace e lo utilizzerò anche da oggi. Modo più assiduo. Spero che piaccia anche a voi il video. Se vi è piaciuto il servizio, andate sul servizio. Se vi è piaciuto il video, spolliciate, qualche pollice in su. Se vi interessa condividerlo, fatelo. Oppure se volete proporre altri strumenti utili, interessanti, lo volete fare, basta che lo scrivete sotto. Con questo è tutto, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video.